amici, avete voglia d'aria fresca? Avete voglia d'aria fresca? E allora, dunque, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti all'estate del 1997. Allora, tra i tanti amici di Aria Fresca c'era lui, c'è ancora, ed è pronto a sputare veleno, Cristiano Militello! Buonasera. Vogliamo sputare veleno? Sei abbastanza carico? E allora, di battesimo, passi per Chanel Totti, passi per Tobias Del Piero, passi per David Lee e Louis Thomas Buffon, che non sono nomi, sono password, va bene? Ora io voglio dire, spero che nell'intimità della famiglia sti ragazzini li chiamino Dado e Lillo, perché ti immagini l'impiegato che deve fare il codice fiscale a David Lee e Louis Thomas Buffon, li sanno dalla lingua, ma certo, passi tutto. Ma guarda, vi dirò di più, passi anche per Oceano Elkan, che lo zio Lapo quando l'ha saputo è venuto e ha fatto Oceano, ma cos'è, un coupé? No, è tuo nipote. Ah, vabbè. D'accordo? Passi tutto, ma Nathan Falco Briatore no. Nathan Falco non lo posso accettare. Nathan Falco. Ma questo è il nome, quindi c'è bello. Nathan Falco. Nathan Falco non è un ragazzino, è un supereroe Nathan Falco. Che fai? Gli canti la ninna nanna Nathan Falco? No, c'ha la sigla Nathan Falco. Arriva Nathan Falco, agganciamento! E si attacca alla tetta della Gregoraci, così al volo. Perché lui è piccolo ma è già molto sveglio Nathan Falco, eh? Battezzato con una sobria cerimonia nel privé del billionaire, il piccolo Nathan Falco è stato intinto in un catino di Moët Chandon. Poi hanno aperto il suo primo pannolino, che ha fatto il pasticcione, che ha fatto duetti di caviale, che ha fatto anche se il figlio di Briatore, sempre quello. Poi pensa al destino di questo pupo, è nato a marzo e in un mese ha già fatto più lampade di Carlo Conti, pensa com'è il destino. Ti dico, e allora uno, due, tre, la TV trash, ogni anno l'asticella del buon gusto è messa sempre più in alto, ormai ti fanno vedere di tutto a tutte le ore, novantenni che pomiciano, gnoccolone in mutande alle tre di pomeriggio, parolacce, litigate, l'altro giorno un'altra grande pensata, nel programma, scusate il termine, pomeriggio 5, hanno preso Gwendalina Canessa, che voi giustamente direte, non conosci Gwendalina Canessa? No, è la fidanzata di Daniele Interrante. Ah, ecco, hai fatto bene a dirmelo perché ora è tutto più chiaro. Insomma, hanno preso sta Canessa e cosa gli hanno fatto fare in diretta? Un'ecografia per vedere se era incinta. Meno male che non è partito il televoto per vedere se era maschio o una femmina, perché oramai questi sono pazzi, questo è il trend. Naturalmente non finisce qua. Altri nuovi toccanti appuntamenti sono alle corde. Domani, da non perdere, il tampone di Cristina D'Avena, venerdì la coloscopia di Aldo Biscardi. Applausi del pubblico! E allora, uno, due, tre, tu, veleno! Le fiction! Ah, tutte! Con la mia mamma l'ho viste tutte, la mia mamma era fissata sulle fiction dei dottori. E quindi tutte, General Hospital, ER, medici in prima linea, il Dottor House, il medico in famiglia, Valeria, il medico legale, la dottoressa, cioè tutte, tutte l'ho vista. A casa mia, per vedere la televisione non si pagava il canone, si pagava il ticket a casa mia. E oggi, che finalmente una fiction non si nega a nessuno, sono lieto di annunciare che a ottobre uscirà la mia fiction. Non è una fiction medica, è una fiction storica, ambientata nell'antica Grecia. I protagonisti sono due, siamo io e Paris Hilton. La fiction si chiama La guerra di Troia, io faccio il guerriero. Vabbè, le parti erano quelle due lì. Ragazzi, mi raccomando, io non ho detto nulla, eh! Veleno in bocca! Ciao, alla prossima! Cristiano Militello! Bene, veloci, rapidi. È la volta di un tipo strano. Un tipo strano, Maurizio Battista. Forte ma strano, un tipo strano. Io ci sto. Questo è quello della ghigliottina, eh? Sì. Per una piotta tocca scappare anche i soldi. Se riescono a più i soldi con questo. Già ho preso una piotta, boom, mezza piotta.
pane, acqua, buh, mezza piotta. Vabbè, tu sei cattivo proprio dentro questa cosa. Vabbè, io sono strano, va benissimo così. Io c'ho un documento che ti dimostra che non sono strano. Paolo, bel dì, vieni un po' qua. Non è in te, eh? È uno che si chiama così. 10 figli e un solo stipendio, cosa devo fare? Te devi una carmata, fratello mio. Se no, mamma, no, no, ma... 1-0 per me. Bel dì, mia moglie non mi parla più, che devo fare? Ringrazia Dio. 2-0 per me. Ma fa il fanatico. Lascia la moglie e sposa la suocera, un depravato. Cioè uno che sta... T'ha mollata una. Bendy, vieni qui, vieni. Manuele Arcuri dichiara, farò un musical però non so cantare, è un problema. No, non sappiamo suonare, famo un gruppone. Romina Carrisi dichiara, non chiamatemi attrice, ma guarda, non ci avevo mai pensato di chiamarti attrice. Flavia Vento, questo è fenomenale, dichiara, sono in casa chiusa in attesa di una telefonata per una fiction o per un film. Te sei murata, te sei a casa. Guarda questa, vedi, guarda questa, ho coperto il nome, questa è eccezionale, è un immobiliare vicino a casa mia. A Lavinio vendo spiaggia fronte mare, pensa, una spiaggia sul mare, che tu... Mi dà un fastidio sta gente, oh. Io abito, sai, di Roma, ma queste sono che batti, devi aspettare, c'è un tempo e batte le mani. Per conto suo. Tu sei di fuori Roma, perché c'è un tempo a Roma e batte le mani. La prossima puntata scegliamoli questi qua, non famo che... Madonna, oh. I negozi, non solo pane. Tu entri dentro e c'è solo il pane. Scrivi, c'ho solo il pane, no. Cioè, se mi chiede... Oscar, no, senza ride, se mi serve il cacciavite a croce, ce l'hai? Scrivi, non c'ho i cacciaviti a croce. Ridi pure fuori tempo, non è che batti le mani. Allora, quello io sono strano, conti. No, no, io sono strano. Hai ragione. Obiettivamente hai ragione. Va benissimo. Senti questo. Ho il tempo a battere le mani, come lo scalate. Allora, io dico, signora bella, come si chiama? Io. Sì, insieme. Che fa? Mie gemelline, siamesi. Pubblico, da rivedere tutta questa cosa qui, eh. Dai, Mo, su quando è registrato, tagliamo. Ma che dici, siamo in diretta. Sono le 5:20. Ma che 5:20? Vabbè, ma senti, ce l'ha, 21:24. Porco io, ma non è venuto il marocchini farsi. Allora, secondo te, no? Te, come ti chiami? Simona. Allora, e te, e delle opinioni? Chiama e di la tua opinione. Sole, mare o montagna? Il 60% il mare, il 35% la montagna, il 10% non so. C'è uno che chiama lui? Pronto? Non lo so. Ma che cazzo hai chiamato a fare? 5% indeciso, lo salti, non so che piace.